Benvenuti! Finalmente vi posso raccontare la storia di Claudio Mazzoli. Per chi non lo conoscesse, Claudio è uno scenografo ed è stata una delle figure di riferimento insieme a suo fratello Valerio Mazzoli per la storia di Gardaland. Il Gardaland che conosciamo ora l'hanno disegnato effettivamente loro. E la storia di Claudio, prima di arrivare a Gardaland, parte da Disney. E oggi ci racconterà effettivamente tutto il suo percorso. Questo video non doveva nemmeno esistere. Quando sono andato a girare l'intervista per il documentario che vedrete uscirà tra non molto sulla storia di Gardaland, ho intervistato Claudio e ha un modo di raccontare che ti cattura davvero. E quindi a forza di ascoltarla mi sono detto devo condividerla in qualche modo. Quindi ecco, questo è solo effettivamente un suo racconto che però è talmente interessante che non può andare perso. E ho quindi deciso di pubblicarlo, per cui godetevelo. Sono Claudio Mazzoli. Mi occupavo della scenografia. La passione è nata così. Io ho cominciato a disegnare fin da bambino. Dove trovavo uno spazio, sotto i tavoli di cucina, dappertutto io disegnavo. Cosa disegnavo? I guerrieri medievali. E a scuola io disegnavo sempre. Da lì è nata la passione. A livello lavorativo ho cominciato a fare l'illustratore per libri di ragazzi. Ho fatto anche Diabolik. Ero militare a Milano. Mi ricordo erano due signore che mi hanno commissionato di fare dei fumetti di Diabolik, ma non è il mio forte i fumetti. Io ho fatto l'illustratore per libri per parecchi anni, per diverse case editrici, tra cui la Mondadori anche. Poi ho avuto la fortuna in una casa editrice, si chiamava AMZ di Milano, di conoscere un pittore illustratore bulgaro, Ivan Gongolov, che è stato il mio grande maestro, che devo dire bonariamente mi ha torturato dandomi una serie di libri, 7 libri sulla storia del West, e ogni disegno che facevo, andavo là la mattina alle 8, ne portavo là magari una decina, 15 disegni, illustrazioni a colori, lui metteva su una velina e me li correggeva, uno per uno. Dopo anni di questa tortura di quasi almeno una volta alla settimana, ho detto a mia moglie, di allora, la prima moglie, dico se oggi Ivan mi corregge un disegno lo ammazzo. Sono andato là, gli ho fatto vedere i disegni, Dio vuole e Dio vede, Dio provvede. Ha detto, adesso ti riconosco, non ti correggo più niente. Così ha salvato la vita a lui e la galera a me. Poi da lì mi sono dato alla pubblicità. Ho lavorato nelle più grosse agenzie, la McKinsey, Walter Thompson, e facevo gli storyboard e le illustrazioni. E ho fatto anche delle campagne pubblicitarie con dei logo importanti, quello della Lana Vergine. Però la mia passione era sempre o il cinema o i parchi di divertimento. Allora io ho un fratello maggiore, siamo 3 fratelli, fratello maggiore che adesso è dottore in fisioterapia, però lui è anche un Mister Universo. E mi ha detto il suo sogno era andare in America a vedere cosa mangiavano, cosa facevano i culturisti di allora. Vi parlo del 73. Allora siamo andati giù con lui, dice porta il tuo portfolio. Dico ma cosa lo porto a fare? Vai a vedere i culturisti, tu porta il tuo portfolio. Allora l'America era il sogno di tutti, non tutti andavano, adesso ci vanno tutti, sono stati un po' tutti là. Abbiamo conosciuto diverse persone, tra cui questo signore italiano di Roma, dice noi qui abbiamo un grande talento. Dico, e chi è? Nino Novarese. Boh, un'altra volta che lo sento sono 2, gli ho detto. Ma come? C'è quello che ha fatto Spartacus. Ma sta scherzando, gli ho detto. No, no, ci ha fatto Spartacus quello con Kirk Douglas. Dico, guardi, dove c'è quel film ci sono io. Andavo a vederlo in periferia da tutte le parti, dove c'ero io, lo potevo andare, andavo a vedere sto film. Lo devo conoscere, no, no, guarda, c'è stato operato agli occhi, alle caterate, fra un mese forse vedremo se è disponibile. Dico, io andavo via dopo 10 giorni, dico, io devo vederlo. Dio vuole ancora, conosco un tizio che si chiama Romano Pianti, che aveva una sua, diciamo, piccola stazione televisiva italiana lì a Los Angeles, fa, io lo conosco. Ti do il numero, ma non dire che te l'ho dato io. Io l'ho chiamato e gli ho spiegato chi ero. Dice, beh, vieni qua a trovarmi, sono a casa di mia figlia, che era Bel Air, fra l'altro, poverina. Ci sono stato operato agli occhi, perciò porta pazienza se non sono proprio in forma. Io vado là col mio portfolio, la mia cartella. Cioè, fammi vedere sta roba. Io ho messo lì i miei disegni. Lui chiama sua moglie Giuliana, viene e dice, guarda come disegna bene i cavalli sto ragazzo. E lui mi fa, ma a te piacerebbe stare qua? Dico, piacerebbe lavorare alla Disney? Dico, ma sta scherzando? No, no, cioè, guarda, chiamo io Mark Davis, io non sapevo chi era. E questo lo chiama e dice, domani mattina ti aspettano là.
se non fai lo stronzo, mi ha detto, poi mi chiami. Sì, sì, dico, ma scherza. Vado là con mio fratello. Allora io sapevo due parole in inglese, cavallo e sella. Mio fratello ne sapeva tre. Andiamo alla Disney. Arriviamo dentro e sono stato accolto da Mark Davis, che era un uomo di certo tipo, è quello che poi ha disegnato i Pirati dei Caraibi. E un altro, Bill Sully, qualcosa del genere, con la pipa, tranquillissimo, io agitatissimo. Ecco, faccio vedere i disegni. No, no, cioè, se andiamo a mangiare, sono andati a mangiare. Gli hanno chiesto a mio fratello, cioè, ma cos'è sta storia delle armature? Cioè, lui fa le armature, ci spiegavamo un po' come i cavernicoli, eh? Fa le armature per passione, ne ha fatto una ragione di vita. Andiamo in studio, dico, vedere i miei disegni. Aspetta, mi hanno fatto vedere la Wed Enterprises, Walt e Laia Disney. Poi a un certo momento andiamo in una sala riunioni, mi dice, adesso fai vedere i tuoi disegni. Io ho aperto la mia cartella e ho messo giù tutti i disegni. E mi fa, ma in quanti avete fatto questi disegni? No, dico, li ho fatti io. Come li hai fatti te? Ma questa è la punta dell'iceberg, che io ne ho a tonnellate. Allora lì ha preso il telefono e ha chiamato gente. Sono entrati dentro una ventina, tre, non so quanti erano. Tutti gli art director della Disney sono arrivati dentro lì e guardavano i miei disegni. Poi è entrato dentro uno grosso, insieme a un altro che sembrava David Niven, non so se vi ricordate l'attore, col fularino, con i baffettini, molto distinto. Guardavano i miei disegni e ridacchiavano. Io ho detto a mio fratello, visto? Adesso mi diranno, è stato un piacere, vai. Quello grosso dice, io sono di origine abruzzese, diceva tre parole in italiano. Quanto vuoi? A disegno? No, a week. A week? Che cos'è sto week? Mio fratello, a settimana. Che ne so? Dico, non lo so. Come non lo sai? Ma che ne so? A noi pagano a mese, no? Fine mese. Lì invece pagano a settimana. Non lo so. Ok. Chiama Novarese, fa, c'è qui il tuo genio, il tuo pupillo che non capisce niente, ma non sa neanche cosa vuole la settimana. Cosa gli diamo? Cioè, ah, questo è il mio pupillo, l'ho cresciuto io, dice lui, no. Dategli, non so, mi sembra erano 2.000, 2.200 a settimana. Fa, $2,000 a week, it's ok? Boh, sì, fa, perché non li prendo nemmeno io, fa, it's ok. Va bene, dico io. E poi mi dice, dove vuoi andare a abitare? Che ne so, io non conosco, cioè, conoscevo quelle parole che si danno nei film. Beverly Hills? Ah, brutto. No, fa, bello. Va bene, fa, Beverly Hills, ok. Dico, questi sono scemi. Hanno sbagliato persone, dico mio fratello. Chi mi credono che io sia? Io non sono nessuno. Ok, c'è già il progetto per te. Fa tre mesi, va bene? Eh sì, siamo usciti fuori, io e mio fratello, ho detto, fermati in un angolo lì, uno, due, tre, abbiamo fatto un urlo, dico, oh madonna, ma io ho una moglie, un figlio, una casa, le macchine, il cavallo, dico, che faccio? Anche lì ho venduto la casa, le macchine, i mobili, tutto a una persona sola. Sembrava fatto apposta. Arrivo all'aeroporto, TVA che non c'è più, prima classe, mai vista in vita mia, noi viaggiavamo in coach, tre su un sedile, lì prima classe con mio figlio, col cappello da comandante, con l'aquila qui che serviva champagne alla gente, e dico, ma quando arrivo là, mi cacceranno via perché hanno sbagliato persona. Invece una villa della Madonna in affitto, pagata per un anno. Arriviamo dentro, c'era il frigorifero pieno di pizze italiane, vino italiane, spaghetti di tutto, Barilla, mica Barilla. Stanza di mio figlio era piena di giocattoli, orsacchiotti, trenini, di tutto. E lì ho cominciato ad andare a entrare a Disney. Mi ha messo nel Golden Gate. Golden Gate che cos'è? Il ponte di San Francisco. Però lì lo consideravano il corridoio, con un tappeto rossastro era, color mattone, dove c'erano tutti gli uffici dei più bravi della Disney. E mi hanno messo lì. Io non lo sapevo questo. Nessun ufficio senza le finestre. Al che dico, io qui non vedo niente. Allora vado fuori, c'era il presidente Marty Sklar, dico, guardo sul corno. No window. You want a window? Yes, dico io. Ok, no problem. Oh, questi americani, no? Arriva lì uno, you want a window? Yes, no problem. Ex attention era. Arriva con un disegnone così di una finestra con due puntine. You got a window? Mi dice, c'hai la finestra. Ma date a far culo, gli ho detto io. La finestra. Lì dice, no, ti cambiamo ufficio poi. E infatti mi ha messo più in là. Lì vi devo dire che sono stato accolto più che a braccia aperte. È stato un sogno che è diventato veramente. E io non ho avuto la fortuna di conoscere Disney, ma ho conosciuto
tutti quelli che hanno creato la Disney. Lì è nata la mia cosa. Dopo io ho avuto un po' di rigetto, non tanto per la Disney, perché ho lavorato poi all'Universal Studio, ho lavorato su E.T., non il film, e Ritorno al Futuro, Back to the Future, Conan il Barbaro, sì, le attrazioni, che è stato 10 anni come hit all'Universal Studio, è stato veramente un successone. Lì ho dovuto fare una parte anche delle sculture perché non riuscivano a farle secondo i miei disegni. E lì sono stato giorno e notte a lavorare. Finivo la Disney, andavo all'Universal Studio, tiravamo le 4 o le 5 di mattina a provare gli effetti speciali, le luci, le cose. È stato un successone. Dopodiché, che cosa paghi, almeno è stata la mia esperienza, è la vita privata. Vita privata in America diciamo che è quasi inesistente. Loro hanno un modo di vivere che non è il nostro. Purtroppo noi italiani siamo viziati, stiamo troppo bene. Il rapporto d'amicizia ce l'hai con uno o due persone. Infatti eravamo in due, io, Tim Delaney e un altro. Eravamo sempre insieme noi, la sera ci mettevamo nel deck del giardino di uno o dell'altro con la birrettina, perché lì bevi la birra e non c'è niente da fare. Anche se non bevi, devi bere la birra. E si chiacchierava, si parlava del più del meno, così, ma finiva lì. Non c'è come da noi l'amicizia proprio di gruppo, che si fa, non c'era. Io ne soffrivo molto, poi non andavo d'accordo con la mia ex moglie e sono tornato in Italia. Mio fratello lavorava per Gardaland, aveva già fatto il castello di Dracula, qualche cosa, perché la vera storia di Gardaland è che questo tizio aveva visto, credo, dicono Disneyland, ma ho sentito che non era vero, aveva visto, credo, un parco a Napoli. Da lì gli è nata l'idea, Nelandia. Però io la storia, quella lì, l'ho sentita adesso, che dicevano che non era, che lui che era andato in America, visto Disneyland. Però non posso darvi conferma di niente. Mio fratello ha in mente di fare l'Egitto, perché è un appassionato di mummie, faraoni, vale. Cioè, voglio fare la piramide. Ho detto, Valerio, o la fai di 100 metri, se no è una tenda di indiano. Non la vede nessuno. Come? Ma cosa vuoi fare una piramide? Cioè, la piramide, oggi fare una piramide a grandezza naturale, a parte che prendi tutta l'area del lago, la fai, ma poi che senso ha? Facciamo le statue di Abu Simbel. E abbiamo rifatto dentro la stanza di Tutankhamen con i vasi canopi, carri da guerra. Poi mio fratello lì è impazzito perché lui è appassionato. Abbiamo cercato di dargli una patina antica. Abbiamo fatto un bel lavoro. Dopodiché abbiamo fatto il souk e abbiamo portato avanti. Poi abbiamo cambiato il castello di Dracula, abbiamo buttato giù quello, abbiamo rifatto il castello. Con Feder andavamo in giro, guardavamo l'erba, io decidevo i giardini, decidevo le luci, dovevo far tutto. Ho avuto una volta 9 cantieri in mano. E, Claudio, hai lavorato anche ai corsari? Sì. Allora, io ho fatto i corsari e Marco Bressan, non so se l'avete visto, ha fatto i corsari che nessuno ha visto. Infatti adesso non li ho i disegni perché li ha lui. Perché c'è stata una discussione con mio fratello, con me, con la generazione vecchia, prima di Feder. Perché noi eravamo la Disney in Europa, la Disney Parigi, è stato un errore, vabbè, lasciamolo andare. E loro si sono un po' offesi e l'hanno dato a una ditta americana, ha fatto un bel lavoro, ma non era quello che avevo in mente io. Io volevo fare tutt'altra cosa. Poi gli abbiamo fatto un ritocco noi, ma è come ritoccare il naso di uno, quello che è conto se lo fai te, conto se l'ha fatto un altro. Che pur sempre un bello show fatto da professionisti, con, insomma, c'ha una sua forza a Gardaland. Noi gli abbiamo aggiunto gli spagnoli sul galeone, abbiamo aggiunto un po' di cose, adesso non so che fine ha fatto, non lo so. Fuori che le ultime cose, le ho fatte tutte io. Io sono andato fino a Mammoth e ho fatto anche il Sequoia, che non è un granché, però quello che passava al convento, insomma, come show. Il delfinario, tutti lo disegnano. Il teatro l'ho disegnato tutto io, tutto, non una parte, tutto, fuori, dentro, i balconi, le scene, tutto fatto. I sedili ho scelto io, tutto. Ho voluto fare un art déco, c'era un ingegnere lì, Bocconi, che non essendo un architetto, lui l'ha costruito, intanto ci prendevamo per il collo perché eravamo sempre stanchi, però bravo, l'ha realizzato. E io l'ho disegnato tutto, ho voluto fare quel verde oro per non fare il solito rosso bordeaux e ho fatto una cosa, penso, dignitosa.